Quali sono i principi del metodo biointensivo? Quali sono i principi del metodo biointensivo? Il primo principio è la preparazione profonda del suolo. Il primo principio è la preparazione profonda del suolo. Il secondo è la elaborazione, fabbricazione del compost. Il secondo è la fabbricazione e elaborazione del compost. Tercero sería la siembra cercana e intensiva. Il terzo è seminare le piante in modo vicino, quindi e intensivo. Quarto, la asociación y rotación de cultivos. Quarto, l'associazione e rotazione di colture. Il quinto è il coltivo di calorie e di carbone, también conocido como cultivos de compost. Il quinto invece è coltivare le calorie e il carbone, quindi di compost. Il sesto sería il cultivo di calorie de raíz, de raíces. Il sesto è coltivare le calorie delle radici. Il settimo sería la utilización de semillas de polinización abierta. L'utilizzo di questi particolari semi di pollinizzazione aperta. Y el último principio que integra a todos los demás es precisamente la integralidad del sistema. Es un sistema integral. Tenemos que manejar todos los principios al mismo tiempo. E l'ultimo principio è appunto quello dell'integralità, quindi di unire tutti i vari principi assieme. E quali sono invece i vantaggi? E quali sono le ventajas di questo metodo? Consume meno acqua, produce 3, 4, hasta 6 volte più alimento nella stessa area comparato con i metodi convenzionali, non utilizza combustibili fossili. Es amigable con el medio ambiente y lo más importante que es sustentable. Si può appunto risparmiare acqua, si può ricavare dalle 3 alle 4 fino alle 6 volte più raccolto di un raccolto normale, non si utilizzano combustibili fossili ed è molto importante perché è amico dell'ambiente. Y sustentabile, sostenibile. E sostenibile. Questo metodo può essere utilizzato da tutti o bisogna essere esperti? Este método tiene que ser, puede ser utilizado por toda la gente o solo los expertos. El método está diseñado para que lo utilice toda la gente. Lo puede utilizar desde un niño que sepa que pueda ya agarrar la herramienta hasta un anciano. Lo puede hacer una persona que sepa agricultura o que no sepa agricultura, inclusive que sepa leer o que no sepa leer. O sea, está diseñado para todos. È un metodo creato per tutti, da un bambino fino a una persona che invece ne sa di agricoltura, da persone che sanno leggere o che non sanno leggere. È disegnato per essere a portata di tutti. Questo metodo però non è ancora molto diffuso in Europa, perché? Questo metodo però non è molto diffuso in Europa, perché? Europa tiene una gran tradición hortícola. Muchas generaciones y el método ha ido avanzando principalmente en países donde ha habido grandes pobrezas y en los últimos años Europa ha tenido mucha riqueza y no ha tenido necesidad de otros métodos y creo también que poca conciencia ecológica de manera práctica. Europa ha sempre avuto una grande tradizione orticola e quindi invece questo metodo si è sviluppato soprattutto nelle aree più povere, mentre invece Europa in questi ultimi anni ha sempre avuto molta ricchezza e inoltre non c'è stato un pensiero rivolto all'ambiente.